Siamo a fine partita, il Megara ha battuto per 4-1 il Lineri Mister Bianco con doppiette di Di Mauro e di Mangiameli. Terza vittoria di fila nel campionato per la squadra di Mister Riccobello qui con noi. Mister, 9 punti, 3 vittorie su 3 partite. Intanto parliamo di questa partita. Non si era messa proprio benissimo, gli avversari erano passati in vantaggio. Conoscevamo le forze degli avversari, era una squadra già vista. Sì, sicuramente non è partita bene perché abbiamo preso il gol forse nel momento dove stavamo pressando noi. Abbiamo preso l'unico forse tiro in porta della partita, abbiamo preso il gol. Però c'è stata una buona reazione di gruppo, una buona forza e siamo riusciti a ribaltare subito il risultato, pareggiando già subito all'inizio prima che finisse il primo tempo. Poi giustamente con l'andare del tempo si è vista magari una certa differenza in campo, forse eravamo un pochettino più preparati di loro. Bene, so che per un allenatore non è mai una cosa bella e corretta parlare dei singoli, ma io oggi le vorrei chiedere, è venuto qui a giocare nel Megara con tanta importanza, ci avete puntato moltissimo sulla prestazione di Di Mauro, autore non solo dei 2 gol ma di una prestazione a mio modo di vedere le cose veramente superlativa. Ma non lo stiamo inventando noi, Andrea era già stato con noi in promozione, è sicuramente un giocatore di categoria superiore, lo dimostra il fatto che l'anno scorso nel Paternò ha fatto 16-17 gol, non ricordo. Abbiamo avuto la fortuna che per noi che ha preso un buon posto di lavoro e giustamente si è voluto accasare con noi rimanendo a difendere i colori di Augusta. Bene, grazie. Qui dal Megarello di Contrada Bongiovanni è tutto con Mister Riccobello che rivedremo in studio giovedì. Il Megara ha vinto la terza partita di fila 4-1 con il Lineri di Mister Bianco. Da Giuseppe Di Mare, Mister Riccobello è tutto. Buonasera a tutti. Grazie.